Ciao Rossano! Ciao Michele! Come stiamo oggi? Ma tutto bene, giornata lunga come sempre. Fammi qualcosa da bere, però stasera eviterei l'alcol. Devi guidare? Sì, devo guidare. Allora, devo... facciamo un drink analcolico. Bene, bene, che cosa mi suggerisci, che cosa mi proponi? Io ti farei un drink semplicissimo. So che tu vai matto per la fragola, sì. Quindi andrei a utilizzare una purea di fragola. Semplicemente con dell'arancio, il succo d'arancio, il succo di ananas, una bella shakerata per dargli un po' di vigore e un top di acqua tonica. Perfetto, perfetto. Te lo chiedono spesso questi cocktail? Diciamo che sono, quando ti chiedono un cocktail alcolico, di solito lavori sempre con, soprattutto d'estate, con delle puree di frutta, che può essere pesca, che può essere fragola, oppure degli sciroppi tipo d'anguria, di melone. E vai a giocare, sì, con del succo dell'ananas, succo d'arancio, succo di pompelmo o tonica, comunque con cose abbastanza che ti setino anche. Perfetto, assaggiamo quello che mi propone. Allora, ti mettiamo un po' di purea di fragola. Benissimo. Andiamo a mettere del succo di ananas. Succo d'arancio. Ora andiamo a fare una bella shakerata. Come sai far tu? Sento già il profumo. Che bel colore. Ed è tutto naturale. Prima ti avevo proposto con la tonica, tu vai matto per la cedrata. Conosci le mie debolezze. Perfetto. È un po' di frizzante anche, no? Questa bibita che dovrà essere assolutamente dissetante, visto la temperatura di oggi. Fettina di arancio, so che vai matto. È la frutta per me. Ecco a te. Ottimo, ti ringrazio. Prego. E adesso assaggiamo. Complimenti Michele. Perfetto. Ottimo cocktail. Dove vai in vacanza? Ma quale vacanza? L'estate, si lavora l'estate. Tu sei solo... Beh, perché vai a lavorare al mare, in montagna quest'anno? No, mare. Sì, per me l'estate è mare. E qual è il lavoro di un professionista come te durante l'estate? Io sono sincero, io durante l'anno io giro un po' tutta Italia, come ben sai, perché faccio corsi, mentre l'estate per me è rigorosamente al mare, cioè io stacco, io lavoro perché lavoro, però mi rilasso al mare. Certo, certo, anziché dietro la cattedra stai dietro il bancone. Sì, sì, per me mi rilasso. Ma le tendenze del bartender appunto, dove stanno andando? Allora, si stanno spostando negli ultimi anni verso dei cocktail sempre più elaborati e cocktail old school, così chiamati, quindi si ritorna alle origini, quindi i grandi classici, sì. Però secondo me è il classico fuoco di paglia, nel senso è una moda che secondo me alla sua durata, infatti stanno nascendo tanti così chiamati speakeasy, i vecchi locali dell'Ottocento che per entrare dovevi avere un codice nell'epoca del proibizionismo, però secondo me gli intramontabili drink miscelati o i classici pestati piuttosto che andranno sempre di moda. Quest'estate invece secondo te quali saranno i cocktail più richiesti? Quest'estate, sta l'evergreen in assoluto, il mojito, il caipi fruit, quindi la caipirigna o caipirosca, dipende dalla base alcolica che utilizzi, con la frutta. E poi va tantissimo anche quello, un drink che comunque non passa mai di moda, il Long Island o così chiamato anche il Japan Iced Tea, che è una variante del Long Island. Molto bene. Oh, stasera noi invece... analcolico, perché devi analcolico. Devi guidare. La strada mi aspetta e quindi mi godo il mio momento di pausa. Grazie Michele. A te.
quando è